Ponte News. Truffe sempre più in aumento, specie online, più elaborate. Ed ecco che Pavia, nella giornata di oggi, 1 ottobre, a mezzogiorno, in Palazzo Mezzabarba, in Sala Consiglio, ha presentato la conferenza stampa con tema hashtag Nessuno tocchi nonni. Un'iniziativa che ha visto la collaborazione dell'Università di Pavia, del Comune di Pavia e della Polizia Locale della città. Servizio. Noi utilizziamo questi strumenti di comunicazione in modo un po' diverso rispetto al solito, quindi cerchiamo di trasferire questa campagna attraverso sia Instagram che Facebook, quindi a due target diversi tra loro. Una è la Sandwich Generation e l'altra invece è la Z Generation, quindi quella dei più giovani sostanzialmente. La tecnologia in questo caso torna a nostro favore perché appunto solitamente le campagne vengono indirizzate soltanto ai nonni, in questo caso noi ci rivolgiamo ai loro caregiver, quindi ai figli e ai nipoti. L'obiettivo è quello di sostanzialmente fare in modo che i figli e i nipoti ne parlino con i nonni, cercare in modo che i nonni appunto stiano sempre più attenti riguardo queste truffe che si stanno spostando sempre più da una forma più tradizionale, la chiamata telefonica oppure il pacco postale, a forme sempre più digitali, quindi al messaggino su il telefono, invece ha delle forme più su internet, quindi ha dei messaggi su internet che i nonni non sono abituati a capire. Sostanzialmente lo scopo finale è quello di metterli in guardia nei confronti delle nuove truffe e nei confronti delle vecchie truffe, utilizzando questo nuovo modo di comunicare sia ai giovani, quindi ai nipoti, che ai figli degli anziani. Non abbiamo una stima precisa delle denunce che vengono fatte per le truffe online, perché sono dati che sono anche coperti dal segreto istruttorio. Fino a che non si arriva ai processi non è possibile sapere questi dati. Purtroppo secondo me, secondo quello che si legge, sono dati che comunque non sono dati attendibili o reali riferiti alla situazione reale, perché tante persone che subiscono queste truffe sono abbastanza restie a denunciare, no? Per una serie di motivi, perché hanno paura delle ripercussioni, eventuali ripercussioni, o perché hanno paura di essere così considerate persone sprovvedute. Quindi quello che bisogna, che deve emergere da queste campagne di prevenzione che sono molto importanti, una delle cose che deve emergere sicuramente da queste campagne è quella di invitare le persone a denunciare, non aver paura, a denunciare queste situazioni, che nessuno li considererà delle persone sprovvedute o persone deboli. Sono persone che sono capitate nelle mani di qualche truffatore e che quindi ne subiscono le conseguenze, ma vanno denunciati in procura questi episodi. Ponte News vi augura buona serata.